I nostri ricordi di scuola sono scritti su una pagina candida e lucida, come era la nostra vita di allora. Ma su questa pagina c'è una gran macchia di inchiostro nero, e questo inchiostro è colato anche al di là della pagina bianca, e ha imbrattato giorni e mesi della mia vita. Sei. 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 Sei e mezzo. Siamo sulla buona strada, signorina Olschi, ma la prossima volta mi aspetto un sette. Sei. Uno. Sì, Armani Bertoli, uno. Ormai è tanto che facciamo Dante. Non era un compito difficile. Capito, c'è una domanda sull'inferno. Chi se lo ricorda l'inferno, professore? Malapena mi ricordo la legge del contrabbasso. Sì, e della chitarra. Avanti. Buongiorno a tutti voi. Ci avviciniamo alla ricorrenza del Natale di Roma. Tutti gli italiani sono chiamati a raccogliersi attorno ai vessilli del fascismo. Celebrare il Natale di Roma significa celebrare il nostro tipo di civiltà, significa esaltare la nostra cultura e la nostra razza. Queste parole sono state scritte da un grande uomo. Un uomo che è la nostra guida. E chi è? Come si chiama l'uomo che ha portato l'Italia al primo posto tra le nazioni del mondo? Come si chiama l'uomo che ha reso all'Italia il suo impero? Come si chiama? Come si chiama, eh? Me lo dica lei come si chiama. Aulisi Gaetano. Che delusione dover campare, sempre in disdetta, sempre in bolletta. Ma se un posticino domani, cara, io troverò di gemme d'oro, ti coprirò. Se potessi avere 1.000 lire al sono il mese, signor professor Fede, sono posseduta dal diavolo. Lisetta, dovresti farlo in classe. No, no, per carità, poi sei finita. Io non ho pretese. Voglio. Il problema ebraico pone dunque che un aspetto di questo fenomeno. La nostra posizione è stata determinata da questi incontestabili dati di fatto. L'ebraismo mondiale è stato durante. Basta con questa roba. Malgrado la nostra politica, un nemico ci dato proprio il nome dei bambini. Ragazzi, come sto? E allora dillo, Marcella. Le vuoi conquistare tutti te? Dobbiamo mettere a bollire l'acqua per il tè. Già fatto. Ma non dovrebbero essere già arrivati?
Vado io. Buonasera. Buonasera, signorine. Buonasera. Salve, ragazze. Ma un po' di musica? Marco, sempre questa smania di volere tutto e subito. Ma a me mi sa invece che è l'ora di ballare. Chissà che preso. Che disperazione, che delusione dover campare. Sempre in disdetta, sempre in bolletta. Ma se un posticino domani, cara, io troverò di gemme d'oro ti coprirò. Se potessi avere 1.000 lire al mese, senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego io non ho pretese, voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità. Una casettina in periferia, una mogliettina, giovane e carina, tale quale come te. Se potessi avere 1.000 lire al mese, farei tante spese, comprerei fra tante cose le più belle che vuoi tu. Ho sognato ancora stanotte amore e verità d'un zio lontano, americano. Ma se questo sogno non si avverasse, come farò? Il ritornello ricanterò. Se potessi avere 1.000 lire al mese, senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego io non ho pretese, voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità. Una casettina in periferia, una mogliettina, giovane e carina, tale quale come te. Se potessi avere 1.000 lire al mese, farei tante spese, comprerei fra tante cose le più belle che vuoi tu. Andate a pagina 11 del vostro manuale. Leggeremo un brano del grande filosofo Friedrich Nietzsche e mi aspetto che poi lo commenterete come si deve. Tutto nella donna è mistero e tutto nella donna ha una soluzione, la quale si chiama gravidanza. L'uomo per la donna è un mezzo, il fine è sempre il figlio. Ma che cos'è la donna per l'uomo? Pronto, pronto, parla il preside. Disciplina regolante l'uscita degli alunni o delle alunne durante 10 minuti di intervallo per recarsi alle latrine. I professori nella cui ora di lezione cade l'intervallo prestabilito cureranno lo svolgersi delle operazioni. Ogni cosa al suo posto e un posto per ogni cosa. Prima usciranno dunque le signorine e solo dopo che l'ultima avrà fatto ritorno in classe si concederà che gli alunni escano per il loro turno e da ora in poi il bidello segnerà tutti gli alunni che si recheranno alle latrine. Ci saranno 2 liste, non voglio promiscuità. Sono sicuro rispetterete scrupolosamente queste nuove regole che mi sembrano sacrosante nella forma e nel contenuto. Arrivederci. Ma è lei che dovrà tenere il conto di quante volte andremo alle latrine? Oh, mi raccomando, 2 liste separate, che non si crei promiscuità. Ogni cosa al suo posto, un posto per ogni cosa. Sì. Ora fate tanto simpatici, ma quando in classe c'è il signor professore, avete meno voglia di scherzare. Mi ami chi vuole la trippa! Mi ami chi vuole la trippa.
Io gli voglio troppo bene, che è d'amore così, a braccia aperte. Dormite poco stanotte? Per niente. Per lo studio o per la primavera? Per la primavera. Buongiorno, Donato. Marcella, che ci fai qua? Sono andata al bar a mangiare una pasta. A quest'ora? Ma non hai fatto colazione? Sì, ma sono golosa. Dormito bene? Benissimo, e tu? Anch'io. Per concludere, secondo la dottrina fascista, lo Stato è un assoluto, davanti al quale individui e gruppi sono solo il relativo. Individui e gruppi sono pensabili solo in quanto siano nello Stato. Pronto, pronto, parla il preside. Al fine di affinare le procedure volte ad eliminare ogni promiscuità, i docenti sono tenuti a recarsi presso la presidenza durante l'imminente cambio dell'ora. Questa confusione è proprio l'immagine di quello che siete, una massa di anarchici. Scusi, professore. Vi ho già detto di chiamarmi signor professore. Ho la serva e vado in villeggiatura. Mi dovete il massimo rispetto. Mi ami, vale la frippa! Ma che voglia di ridere avete? So io come farvela passare. Basta ricordarvi il vostro ultimo compito di chimica. Tu! Il bromuro di potassio, che cos'è? È un sale. È un sale come? Studia, capito? Studia! Sei un pozzo d'ignoranza. E guarda che labbra dipinte hai. Vai subito a lavarti la faccia. E tu, lo sai? All'ufficio di insegnante non potranno essere ammesse persone di razza ebraica. Tutti gli insegnanti di razza ebraica saranno sospesi dal servizio. È per questo che tu non insegni più, babbo? Sì. E perché non mi hai detto niente? Pensavo che la situazione migliorasse. La mamma lo sa? Sì. Ma le cose si sistemeranno presto. Oggi ho visto altri cartelli fuori dai negozi. Non siamo in Germania, è un brutto momento, ma passerà. Con oggi anche quest'anno scolastico si conclude. Spero che usciate da questa scuola fieri degli uomini e delle donne che siete diventati. Buona fortuna a tutti, arrivederci. Allora, ragazzi. So che non vedete l'ora di uscire da quella porta. Avete sempre fatto di tutto per studiare il meno possibile e per saltare le lezioni. Vi siete perfino inventati manifestazioni patriottiche con l'unico fine di fare forca. Credete che io non vi abbia capito? Siete stati comunque degli studenti presenti. E ognuno di voi, a modo suo, ha contribuito a rendere indimenticabili gli anni che abbiamo passato insieme.
Non vi dimenticherò mai e spero che nel corso delle vostre vite conserverete un bel ricordo del vostro professore di italiano. Arrivederci, ragazzi. Non credevo che fosse così difficile salvare la scuola. Signorina, vada a prendere un fazzoletto e si asciughi subito quelle lacrime. Non tollero reazioni infantili in classe. Bene, ragazzi, fortunatamente per voi e per me, questo è l'ultimo giorno di scuola che passeremo insieme. Dopodiché potrete fare quello che volete delle vostre vite. Potete anche sfogarvi e mandarmi delle cartoline. Ci tengo a dirvi che la cosa non mi tocca affatto. Ho ancora da trovarlo, però, quello che ha il coraggio di metterci la firma. Dopotutto non ti sta neanche male l'uniforme. Ormai ci ho fatto l'abitudine. Sono felice di rivederti così soddisfatto. L'accademia era il mio sogno più grande. Vedrai, ci sarà un tempo per ogni cosa. Anche per gli altri sogni, i nostri? Sì. Ogni cosa al suo posto, un posto per ogni cosa, giusto? Esatto. A presto, Marcello. Ciao, Donato. Mi chiami chi vuole la frippa! Mi chiami? E l'amore? Però da quello che dici non sembra un addio. È cambiato tutto. Oggi lui era lì, ma io mi sentivo così sola. Forse sarà solo un momento. No, Viola, è finito l'amore vero. Quello pieno, capito? Quando saremo mogli e mamme, chissà come ripenseremo a questi momenti. Di sicuro il nostro cuore non andrà più sulle giostre. Ma secondo te, tutto questo amore che lasciamo per strada, ma che senso ha? Penso che lo capiremo solo quando lo vedremo negli occhi dei nostri figli. E lì capiremo che ci sono amori più veri e più profondi. Però quelli che abbiamo vissuto e che viviamo adesso, anche se ci faranno sorridere, forse capiremo che erano i più puri, ingenui e immaginari. E lì sai che faremo? Prenderemo i brandelli dei nostri ricordi e li metteremo uno accanto all'altro. E poi li cuciremo insieme? Sì, come un mosaico. E alla fine qualcosa verrà pur fuori. E lì scopriremo il senso dell'amore. Quello puro. Quello bischero. Marcella! Isetta! Che ci fai qui? Ci vengo spesso in vacanza. E tu? Io sono qui da mie zie. Ne approfitto un po' per studiare in pace. Sai, gli esami di riparazione si avvicinano. Tranquilla, andrà tutto bene. Il signor professor Fedi mi distruggerà. Ma che? A proposito del signor professor Fedi, guarda un po'. Gli hai scritto una cartolina? Proprio così. E queste sono le finestrelle di un carcere. Leggi. Una di queste celle è pronta per lei. Marcella, non starei pensando di inviargliela, vero? Invece sì. Se lo fai, non la firmare. Invece guarda, l'ho firmata. Così non potrà più dire che nessuno ha avuto il coraggio di farlo. Te ne pentirai.
Pensa a studiare te, alla cartolina ci penso io. Goditi questo bellissimo posto. Ci vediamo in giro. Ciao Lisetta! Noi ci rivedremo in tribunale. Che ha voluto dire? Per la cartolina, Marcella. Te l'avevo detto di non firmarla. Che c'entra il tribunale? Marcella, trovati un avvocato. Non prendere questa situazione alla leggera. E tutto questo per una cartolina? Il questore mi aveva suggerito di dirgli che avevo bevuto. Non ero lucida, ma... Io, stupida, proprio stupida, non ho capito che voleva aiutarmi. Gli ho detto che non bevo, che ero lucidissima. Non volevo metterci in questa situazione, con i nostri problemi poi. Povera bambina mia. Ti preparo del tè? Grazie, preside, per quello che avete detto in aula. Come ho detto ai giudici, è stato dato fin troppo risalto a questa storia. Vostra figlia Marcella è sempre stata molto vivace, ma che sia una cattiva ragazza, questo no. Spero solo che la mia testimonianza sia stata utile e che non finisca come in primo grado. Grazie ancora, preside, grazie. Mi chiedono di rientrare, signorina. Andrà bene, non si preoccupi. Anche in primo grado mi hanno detto di non preoccuparmi, eppure mi hanno condannata a 4 mesi di reclusione. Questa volta andrà bene. Stavolta la giustizia non mi aveva ritenuta colpevole. Ero libera, libera e pulita. Per me e per tutti. Finalmente.